Bene, concludiamo la parte relativa ai circuiti elettrici in corrente continua, completando quello che abbiamo iniziato ieri. Oggi vedremo come si combinano i condensatori, quindi le capacità dei condensatori in un circuito, in particolare con il collegamento in serie o in parallelo. Andiamo rapidamente al punto dove ci eravamo fermati ieri. Ecco, qui riassumo le due leggi per la resistenza. Se le resistenze, diverse resistenze sono collegate in serie, cioè attraversate dalla stessa corrente, la resistenza equivalente, che significa equivalente? Quella che a parità di differenza di potenziale dà la stessa corrente, okay? È ottenuta sommando semplicemente le resistenze, tutte le resistenze in serie, possono essere 2, 3, 4, quante ne volete. Se invece il collegamento è in parallelo, cioè diverse resistenze sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale e quindi a correnti diverse, allora la resistenza equivalente si trova sommando gli inversi e poi facendo l'inverso. Okay, attenzione a questo, alla meno 1 in alto a destra. Oppure in altro modo è 1 su R equivalente uguale a 1 su R1 più 1 su R2 più 1 su R3, eccetera. Okay, poi abbiamo visto l'esperimento con il laboratorio virtuale, abbiamo fatto l'esempio di come si applica questo alla soluzione di un circuito, tutto sommato con solo resistenze. Oggi vediamo appunto un altro elemento che è presente quasi sempre nei circuiti, che è il condensatore. Qui a destra avete alcuni esempi di condensatori che potete trovare in un circuito stampato di qualsiasi tipo. E come vedete sono piuttosto piccolini, e questo di sotto invece è il simbolo in termini di teoria dei circuiti che individua un condensatore. Attenzione a capacità fissa: esistono alcuni condensatori la cui capacità è variabile. Quando, per esempio, se sintonizzate le vecchie radioline, c'era, adesso è digitale, ma una volta c'era la manopola, girando la manopola si variava la capacità di un condensatore. Più avanti vedremo come. E quindi quello era un condensatore con capacità variabile. In quel caso c'è lo stesso simbolo di questo, ma c'è una freccina di traverso. Quello significa un condensatore che ha capacità variabile. Come funziona un condensatore? Beh, un condensatore è un sistema per immagazzinare e rilasciare carica elettrica e quindi differenza di potenziale e quindi campo elettrico e quindi energia associata al campo. Nel caso semplice viene sempre schematizzato, come dal simbolo dei circuiti lo indica, con due piani paralleli metallici, tra i quali eventualmente è interposto un dielettrico, e la capacità del condensatore è il rapporto tra la superficie delle due lamine esposte, diviso per la loro distanza e moltiplicate per la costante dielettrica assoluta del mezzo, cioè quella del vuoto per quella relativa. Vi ricordo ancora la definizione di capacità, il rapporto tra la carica presente nel nostro condensatore diviso la differenza di potenziale a cui è sottoposto, o se preferite la differenza di potenziale e la carica diviso la capacità. Questo l'avevamo già visto a suo tempo. Tutto chiaro? Ok, immaginiamo di avere più di un condensatore, di collegarne per esempio due in questo modo, in modo tale che siano attraversati dalla stessa corrente, okay? Quindi siano sottoposti a differenze di potenziale diverse, di capacità diverse, il primo sarà C1, il secondo sarà C2. Una volta che collego i due poli, quello più a sinistra e quello più a destra, a una batteria, okay? Il condensatore si carica, d'accordo? E la differenza di potenziale totale tra il polo più a sinistra e quello più a destra, cioè quello della batteria, sarà la somma, utilizzando nient'altro che la legge di Kirchhoff sulle maglie, della differenza di potenziale attraverso il primo oggetto, il primo elemento, quindi il primo condensatore, più quella del secondo. In ciascuno dei due casi, sia per il condensatore C1 che C2, vale la definizione di capacità, cioè la caduta di potenziale attraverso il primo condensatore sarà la carica sull'armatura di quel condensatore diviso la sua capacità. Qui attenzione, idem per il secondo. Delta V2 sarà Q diviso C2.
Qui perché ho messo la stessa Q su tutti e due? Attenzione, i due condensatori avranno la stessa carica. Per quale ragione? Beh, la batteria invia carica, cioè mette in moto le cariche che si accumulano sul primo condensatore, e tante quante ne arrivano sull'armatura o il piatto di sinistra, per induzione elettrostatica, tante se ne creano di segno opposto sul condensatore di destra. Ok? E queste respingono o attirano, a seconda di quale segno di carica consideriamo, altrettante cariche sul piatto di sinistra del condensatore C2. Quindi per la legge di conservazione della carica, nient'altro che per quella, due condensatori in serie, ripeto, sono sottoposti, cioè si caricano con della stessa carica, della stessa quantità di carica. Ok? Perché tanto ne sfugge da uno, tanto ne arriva nell'altro. Le cariche in questa situazione non possono andare da nessun'altra parte. Okay? Quindi ho usato sia per delta V1 che per delta V2 lo stesso simbolo Q. O se preferite Q1 uguale a Q2, cioè la carica sul primo condensatore è uguale a quella sul secondo. Proprio perché sono in serie. Se fossero in parallelo, tra un attimo vediamo, non sarebbe così. D'accordo? Allora, applicando la legge delle maglie, ripeto, possiamo dire che la differenza di potenziale ai capi, quello più a sinistra e quello più a destra, cioè quello prima del primo e quello dopo del secondo, è la somma delle due cadute di potenziale attraverso il primo condensatore più quella attraverso il secondo. Quindi non faccio altro che utilizzare queste due relazioni, le metto insieme, quindi delta V complessivo è uguale a Q su C1 più Q su C2, che se immagino di sostituire a questi due condensatori uno equivalente, cioè che abbia la stessa caduta di potenziale a parità di carica, quindi deve darmi un risultato del tipo carica totale su ciascuno dei due condensatori diviso la capacità equivalente. E quindi, la capacità equivalente di due condensatori, uno in serie all'altro, si comporta come la legge delle resistenze in parallelo, cioè è l'inverso della capacità equivalente, è la somma degli inversi. O se preferite, la capacità equivalente di due condensatori in serie è l'inverso della somma degli inversi. Cioè 1 su C equivalente è uguale a 1 su C1 più 1 su C2, se ce ne sono 3 più 1 su C3 più 1 su Cn e via dicendo. Attenzione a questo che, ahimè, qualche volta può generare confusione. Le due formule, collegamento in serie e collegamento in parallelo, per le capacità e per le resistenze si invertono. Okay? Come opero con una è l'inverso di come opero con l'altra. Fateci caso e, ahimè, evitate confusione, questo è importante. D'accordo? Ripeto, se collego condensatori in serie, per la legge di conservazione della carica e applicando la legge delle maglie, ottengo il fatto che il condensatore che si comporta equivalentemente, cioè che ha lo stesso effetto a livello di circuito, è quello che ha la capacità che rispetta questa legge. 1 sulla capacità equivalente vale 1 su C1 più 1 su C2 più eventualmente 1 su C, tutte le altre C che ci sono collegate. Ok? Tutto chiaro? Che succede invece se ho due condensatori in parallelo, cioè sottoposti alla stessa differenza di potenziale? Qui vedete come sono collegati, a questi due sono i poli a cui collego eventualmente la mia batteria esterna, e i condensatori sono collegati in questo modo. I due punti, questi due nodi in alto sono allo stesso potenziale, i due nodi in basso sono allo stesso potenziale, questo è più alto e questo è più basso, se qui c'è più e qui c'è il meno. Okay? Quindi in questo caso utilizzo sempre le due definizioni, okay, di la caduta di potenziale attraverso il primo condensatore vale carica diviso capacità nel primo e nel secondo, in C1 e in C2, però stavolta non è la carica a essere la stessa, è la differenza di potenziale a essere la stessa. Okay? E quindi un condensatore equivalente, cioè la carica si distribuirà in parte su C1 e in parte su C2.
Il condensatore equivalente sarà quello che avrà la carica totale, Q1 più Q2, cioè che raccoglie la stessa carica sui due piatti. Per cui la carica totale sarà uguale alla capacità del condensatore equivalente per la differenza di potenziale, invertendo la definizione di differenza di potenziale. Ma Q1 varrà C1 per delta V, Q2 è C2 per delta V, in base a queste due relazioni. Okay? E quindi la capacità equivalente di due o più condensatori collegati in parallelo, cioè sottoposti alla stessa differenza di potenziale, non è altro che la somma, la semplice somma di tutte le capacità coinvolte, di tutte quelle in parallelo ovviamente. Ok? Proprio perché due o più condensatori collegati in parallelo sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale e quindi acquisiscono cariche diverse a seconda della loro capacità. Come vedete, la capacità di ciascun condensatore è proporzionale alla carica, anzi, inverso, la carica che si deposita su ciascun condensatore è proporzionale alla sua capacità, a parità di differenza di potenziale. Ok? Domande? Bene. Abbiamo visto, quando abbiamo esaminato il nostro circuito tipo in partenza, cioè quando abbiamo visto la legge di Ohm, che abbiamo utilizzato due strumenti di misura, uno per misurare la differenza di potenziale ai capi di una resistenza e uno per misurare la corrente. Lo strumento utile per misurare la corrente, visto che la corrente si misura in ampere, si chiama amperometro. Quello che misura la differenza di potenziale, dato che misura i volt, si chiama voltmetro. E quindi avete due esempi da laboratorio molto, molto semplici. Okay? Attenzione a come li si usa. L'amperometro, quindi avete, c'è un esempio di circuito molto semplice dove inserisco un amperometro. Se voglio che l'amperometro misurare la corrente che fluisce in questo ramo di circuito, okay, devo inserire lo strumento in modo tale che sia attraversato da tutta la corrente che voglio misurare. D'accordo? Perché per esempio se in questo collegamento, se lo inserisco qua dentro, questo amperometro mi darà la corrente che mi attraversa R1, cioè mi misura solo I1, non I. Questo strumento invece mi misura la corrente che esce dalla mia batteria. Ok, quindi, morale della favola, se voglio utilizzare un amperometro per misurare la corrente in un ramo del circuito, in quel ramo devo tagliare il circuito, inserire l'amperometro in modo tale che sia in serie con quanto con gli elementi di circuito presenti in quel ramo. In questo caso sarebbe o R1, in questo caso R2 viene misurata da questo strumento. Ok? Riassumo e ripeto, l'amperometro in un circuito va collegato in serie per misurare efficacemente la corrente. È chiaro che ogni strumento reale, okay, dentro a un meccanismo che misura la quantità di corrente, se aggiungo qualcosa al mio circuito è chiaro che vado ad alterarlo. Perché? Perché anche lo strumento più fatto meglio in assoluto comunque ha una sua resistenza interna, per cui inserire l'amperometro comporta aumentare anche se di poco la resistenza, per cui l'amperometro, ahimè, mi misurerà qualcosa di più basso di quello che in realtà c'è. Ci sono tecniche per compensare questo. L'amperometro ideale è quello a resistenza interna nulla, per cui non va ad alterare la corrente che misura, detto banalmente. D'accordo? Quindi ogni buon amperometro deve essere uno strumento a bassa o bassissima resistenza. D'accordo? Se voglio invece misurare la differenza di potenziale, okay, non posso inserire lo strumento dentro il circuito in serie. Perché? Perché anche in questo caso uno strumento ideale non va a alterare tutto il resto del circuito. Abbiamo già visto che all'interno di un filo conduttore, idealmente, questi punti sono tutti allo stesso potenziale. Quindi se io metto i miei morsetti del voltmetro tra questo punto e questo punto, troverò zero, sempre.
ok? Devo andare a collegare i morsetti in parallelo all'elemento di circuito attraverso cui voglio misurare la differenza di potenziale, ok? E devo farlo in modo che la corrente in questo nodo, ok, non segua questo percorso ma vada dritta. Perché? Perché offrendo un nodo al mio circuito, in realtà da qui prelevo parte della corrente. Quindi, per evitare che il mio strumento assorba corrente o ne assorba il meno possibile, il voltmetro deve avere una resistenza interna molto elevata, a differenza dell'amperometro. Perché in questo caso, più elevata è la resistenza interna del voltmetro, meno altera il resto del circuito. Okay. Il resto viene comunque perturbato un pochetto, però se la resistenza del voltmetro è molto grande, la resistenza praticamente ignora questo ramo del circuito ma procede come se questo non ci fosse. Ok? Quindi, riassumendo, amperometro, resistenza interna molto bassa collegato in serie, voltmetro, resistenza interna molto alta collegato in parallelo a ciò che voglio misurare. Ok? Qui ci sono alcuni link a dei video che spiegano molto meglio probabilmente quello che ho appena detto. Riassumiamo quanto visto in questa parte. Abbiamo visto che cosa si intende per corrente elettrica, quali sono le sue unità di misura, qual è la relazione, quella più comune, tra la differenza di potenziale e la corrente elettrica che attraversa un elemento di circuito, che è la legge di Ohm, la prima e la seconda, in realtà relativa alla resistenza, le caratteristiche di un generatore, cioè quello che, lo strumento che produce e mantiene la differenza di potenziale, che mette in moto le cariche e le mantiene in moto, il fatto che una batteria reale, diversamente da una ideale, ha una resistenza interna e questo riduce la differenza di potenziale ai capi della batteria dipendentemente dal resto del circuito, ok? E i due strumenti principali con cui si analizzano e si risolvono i circuiti, che sono le due leggi di Kirchhoff, che fanno appello a due principi fisici fondamentali: la conservatività della forza elettrostatica, la legge quindi delle maglie, e la conservazione della carica, la legge dei nodi. Ok? Diversi elementi di circuito possono essere collegati in modo diverso, in particolare in serie se sono sottoposti, sono attraversati alla stessa corrente, oppure in parallelo se sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale. Corrente e differenza di potenziale vengono misurati da strumenti opportuni, amperometro e voltmetro, collegati in modo opportuno, che è uno in serie e l'altro in parallelo. E noi abbiamo visto come si analizza, come si, tra virgolette, risolve un circuito. Ci sono domande fin qua? No. Beh, proviamo a vedere. Metto un attimo in pausa. Ok, continuiamo con qualche esercizio dal libro di testo sui circuiti elettrici. Andiamo in particolare a prendere, per esempio, questo che l'esercizio è molto semplice, 57, la pagina non me la ricordo più, 285. L'esercizio illustra una frazione, un ramo di circuito fatto nel seguente modo: c'è un polo A da cui si diparte un filo elettrico che si dirama in due parti. Il ramo inferiore ha una resistenza, chiamiamola R1, poi si chiude, qui c'è il polo B. Nel ramo superiore ci sono due resistenze, chiamiamole R2 ed R3. Dimmi? No, chiedo scusa. Io stavo copiando solo questo disegno, fammi solo finire un secondo. Ecco, R3 con R1 che misura 45 ohm, R2 vale 35 ohm e R3 82 ohm. Ditemi se leggo bene. Allora, e dice calcola la resistenza equivalente
di questa configurazione mostrata in figura, eccola qua. Ok? Qual è la resistenza equivalente? Allora, qui e qui immagino per esempio che ad A e B possiamo collegare una batteria per inserire questo in un circuito, ma indipendentemente da questo, la prima cosa che osserviamo è individuiamo in questo caso come si comportano le resistenze. Ok? Per esempio R1, quella nel ramo inferiore, non è collegata né in serie né in parallelo ad R2, perché sono sottoposte a differenze di potenziale diverse, perché il potenziale in questo punto, cioè tra R2 e R3, non è quello dopo R1, mentre ad esempio R2 ed R3 sono collegate in serie, perché la corrente, fatemela disegnare in blu, che entra in questo nodo, si divide in due parti, ok? E quella che attraversa R2 è la stessa che attraversa R3. Quindi R2 ed R3, essendo in serie, possono essere combinate con la resistenza R2,3, chiamiamola, ottenuta semplicemente sommando R2 più R3, dato che queste due sono in serie. Ok, quindi R2 e 3 lo trovo in questo modo, per cui la resistenza equivalente a 2 e 3 sarà 35 ohm più 82 ohm. Per gli amici, e qui ho un 117 ohm. Ok? Adesso è meglio, facciamo così qua. Sfrutto le potenzialità dello strumento, copiamo questo, lo ripeto qua sotto, ok, questo non mi serve. Adesso praticamente siamo in questa situazione, a R2 ed R3 possiamo sostituire a questa fetta di circuito un'unica resistenza che chiamiamo, abbiamo appena calcolato essere R23, cioè quella equivalente a questa parte. Quindi in realtà stiamo considerando come passo intermedio nella risoluzione del circuito questa configurazione, dove nel ramo inferiore ho R1 come prima, nel ramo superiore ho una nuova resistenza equivalente alle altre due. Ok? A questo punto R1 ed R2 e 3 sono collegati in parallelo, sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale e quindi, essendo scusate, R1 e R2 e 3 in parallelo, la resistenza equivalente a questa coppia di resistenze sarà 1 su R1, 2 e 3, che è data da 1 su R1 più 1 su R2,3. Ok? Qui eventualmente posso anche sommare le due. Io R1 per R2,3 e qui R2,3 più R1, quindi la resistenza equivalente totale sarà R1 per R2,3 fratto R2,3 più R1. Nel caso nostro specifico avremo R1 che valeva, adesso non lo ricordo più, 45 ohm, per R2,3 che erano 117 fratto 45 più 117. Non so se siamo fortunati, ho la mia calcolatrice da qualche parte.
5 per scusate 117 diviso 45 più 117 e se ho fatto i conti correttamente 32,5 ohm. Quindi se sostituisco il blocco tutte le resistenze con una sola, le tre resistenze di partenza, ecco tutte queste, a parità di differenza di potenziale tra A e B, sono attraversate dalla stessa corrente che attraverserebbe una resistenza che vale 32,5 ohm. Qui abbiamo il polo A, la resistenza equivalente qui, e qui R, no, 2 e 3. Ok? Questo significa resistenza equivalente, quella che a parità di differenza di potenziale viene attraversata dalla stessa corrente globale tra A e B. Cosa dice il testo? 33, 32, 5, 33. Ci sono domande? Bene. Vediamo. Ah, un'altra cosa che volevo vedere era questa. Ecco, per esempio, che l'altra volta non avevamo fatto esercizi su questo. Proviamo il 41. Questo è sull'effetto Joule, sulla energia dissipata da una resistenza. Okay. Il testo dice: ha una lampadina da 75 watt, quindi la potenza della lampadina è di 75 watt. Questo lo vedete, per esempio, quando comprate le lampadine, sulla lampadina stessa c'è scritta la sua potenza. Ci sono da 30, da 60, 75, 100 watt e via dicendo. Questo significa che quella lampadina in un secondo dissipa e consuma 75 joule. Il watt, vi ricordo, è joule fratto secondo. A questa lampadina, ripeto, quindi mettiamola qui, la indico come una resistenza, questa è sottoposta a una differenza di potenziale di 95 volt. Ok? Domanda A, calcola la corrente elettrica che scorre nella lampadina e la sua resistenza. Quindi quanto vale I e quanto vale R? Domanda A. Ok? Beh, abbiamo visto che la potenza dissipata da un utilizzatore, la lampadina, potrebbe essere qualsiasi altra cosa che abbia una resistenza, vale il prodotto tra la corrente elettrica che la attraversa per la differenza di potenziale a cui è sottoposta la lampadina stessa. Ok? Quindi basta invertire questa relazione, se voglio per esempio la corrente. La corrente elettrica sarà data dal rapporto tra la potenza diviso la differenza di potenziale. Quindi, se stiamo sempre lavorando sulla domanda A, la corrente in ampere che attraversa la nostra lampadina varrà il rapporto tra 75 watt diviso 95 volt. Watt diviso volt fa ampere. Fatemi prendere ancora la calcolatrice. 75 diviso 95 viene circa 0,79 ampere. Ok? E la resistenza?
anche qui è facile, cioè abbiamo due strade. O utilizziamo la legge che collega la potenza, la resistenza e la differenza di potenziale o la corrente, oppure semplicemente la legge di Ohm, visto che abbiamo delta V anche I. Vi ricordo che domanda con la intensità di corrente vale differenza di potenziale diviso la resistenza, quindi la resistenza non è altro che la differenza di potenziale diviso la corrente. Quindi la resistenza in ohm sarà 95 volt diviso 0,75 ampere. 79, scusate, ho detto male. Quindi 5 diviso 0,79 e viene circa 120 ohm, 120,2. Poi vediamo che cos'altro chiedeva, se ce la facciamo. Se si sostituisce la lampadina con un'altra la cui resistenza è la metà del valore ricavato, la sua potenza dichiarata è maggiore o minore di 75 watt? Di quale fattore? Beh, se io cambio la resistenza, domanda B, R' uguale a la metà, un mezzo di R, allora, dato che se la lampadina la collego alla corrente elettrica di casa, per dire, la differenza di potenziale sarà sempre quella. Ok? Quindi, a parità di delta V, la potenza, vale la differenza di potenziale al quadrato diviso R. Ok? E quindi se dimezzo la resistenza, raddoppio la potenza. D'accordo? Bene. Ok, per oggi se ci sono domande ci fermiamo qui. Okay, fate altri esercizi, mi raccomando, e poi ne discutiamo insieme la volta prossima.